Risvolti a quanto pare inaspettati quelli che si profilano tra Marta Crevson e Mauro Donà, almeno stando alle frasi sibilline della modella in occasione dell'intervista a Radio Radio durante il programma Non succederà più di Giada Di Miceli. Avevamo lasciato Mauro tra le braccia di Isabella Falasconi, che nell'ultima puntata di Temptation Island ha accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato. Lo stesso ora sembra aver chiuso i suoi profili social, probabilmente per arginare la bufera che si è scatenata guardando le immagini dell'ultimo falò e della litigata, con tanto di ammissione bollente, con Marta. La Crevson ai microfoni di Radio Radio spiega come stanno ora le cose e apre a nuovi scenari del tutto plausibili. Per quello che ho vissuto nel villaggio, dichiara Marta, posso dire che era tutto vero ed è stato un crescendo da entrambe le parti. Se provo un sentimento per lui? Sicuramente, ammette, è una persona a cui mi sono legata molto. Tra due persone che provano un interesse reciproco, spiega, le cose si evolvono, non stanno ferme. È normale. Un modo questo per lasciare intendere che i due si vedono ancora? Intanto un'altra frase a dir poco enigmatica è apparsa sul suo profilo Instagram. Grazie a Temptation Island, leggiamo, per avermi fatto conoscere una nuova specie di uomo. Uomo, tra virgolette.